Ragazzi, bentornati, ben trovati sul mio canale. Io sono Magnus. Siamo sempre qui con l'ombra di Mordor. Abbiamo già ucciso tre comandanti. Ne resta soltanto uno per accedere poi alla missione principale. Ma credo che sarà abbastanza ostica. Vi faccio vedere per quale motivo. In pratica, dobbiamo ammazzare questo qui. Perché qua non ci possiamo accedere. Due ne abbiamo già ammazzati. In pratica è questo potere 20, quindi uno abbastanza forte. Usa i colpi, dobbiamo utilizzare i colpi di grazia per ammazzarlo, perché attacchi a distanza può essere tenuto ferito da attirare a distanza o colpo ombra. Il problema è che si rigenera, quindi ci facciamo poco e niente. Comunque, sono riuscito anche a potenziarmi. Ho portato la salute a 640. Come non detto, vabbè. Ragazzi, vi ho lasciato un ricordino. Perfetto, ce ne sta già uno qua. E lo ammazziamo. Ciao. Vai, attiviamo sta missione. Sappiamo già che ha un potere 20. È arrivato. Dove si trova? Sta là. Eccolo qua. Dovrei cercare di attaccare. Il problema è che se gioca da solo lo riesco anche ad ammazzare. Ma se gioca con 30 amici diventa un po' difficoltoso. Allora, qua ci sono un po' di mosche, quindi se... Allora, la prima cosa da fare è vediamo se si spaventano questi qua. E vediamo. Ok. Vabbè, lui sicuramente non avrà paura. Questo invece ha paura e ok, lo fregare. Il problema è che questo qua io sicuramente non lo riesco a fregare. Aspetta. Dicono che tornerai in vita quando ti avrò ucciso. Ora vediamo, Meglio, ci aspetta. divertiremo ancora. Speriamo che non se ne accorge quello. Vieni qui. Accendi il segnale. Ok. Porco di un Sì, Tarok. siamo Neanche la noi. decenza di restare morto quando ti uccide. Ok, ho capito che me ne devo andare. Non sono il benvenuto, ho capito. Ok. Ok, meno male che sono riuscito a fregarlo. Ah! Ok. Aspetta, guarda che la vista che ci sta là sotto. Aspetta, vediamo un po' se riesco a beccarlo. Qualcuno di voi ha paura delle mosche, no? Ma se figuriamoci. Vai, di qua, di qua. Lo so che è invulnerabile, lo so che è invulnerabile. Vai. Se mi metto a distanza. Costi cavolo di... Che ce l'hai con noi? Io non ho capito, cioè tu poi davanti sei pure scarso. Cioè che ti frega di stare con lui, no? Non mi vedrai nemmeno. Aspetta. Aspetta, vai. Vai. Forse ce la facciamo, vai. No, l'ultimo colpo. Uccidimi se devi. Ah, vai. Ma non puoi batterci. Gli Uruk stanno prendendo il comando. Ti ammazzerò sicuramente. Noi e i nuovi re. Aspetta, vai. Ah, meno male. Pensavo che non l'avesse ucciso, ragazzi. Mi stavo un pochettino impaurendo. È stato un'impresa ammazzarlo, Porca miseria. Hai ucciso. Porca miseria, potere 20, è stata un'impresa ammazzarlo. Vai, beccati, raccogli pure questo perché devo beccare l'impossibile qua. Freccia Silvana, voglio vedere proprio che cos'è. Allora, recupera 4 minuti della concentrazione uccidendo con l'arco furtività. No, questo lo voglio cambiare. Che cos'è Freccia Silvana? Proprio ci lascia di recuperare 30 punti di concentrazione. Mi sa che è una grande cosa. Ok, ce ne possiamo andare. Subito praticamente, perché siamo super attacchiati.
naturalmente, visto che abbiamo livello. Che è il livello 4 sbloccato? Scusate, allora vediamo un po', perché potenziamenti abbiamo sbloccato qualche altra cosa. Infatti, sì. Allora, come siamo messi? Però non abbiamo una mazza perché non abbiamo punti di abilità. Vabbè, quindi non possiamo fare niente, capirai. Ok, guardiamo un attimo la missione. Cioè la mappa, voglio dire, perché a questo punto ci possiamo dedicare alla missione principale, che dovrebbe essere. Andiamo, vai, anche il cunicolo ci andiamo, vai, vai. Meno male. Entro, eh. Oh, aspetta, di qua devo attivare, se no da qua non si attiva niente. Vai, ok. Distruggi il Gortar per attivare i capitanieri. Ok, accettiamo. Che fai? Fai male. Sai di cosa sono capaci questi mostri? Restare qui è una follia. Sì, ma le cose sono cambiate. Non capisci? Ora è dalla nostra parte. Perché mai dovrebbe aiutarci? Settimane fa era nostro nemico. Talion, pronto a combattere? È meglio che porti queste bende agli altri. Ah, che ottimismo. Secondo me era meglio non la liberare Gli a orchi questa. stanno costruendo un monumento a Sauron. Abbiamo abbastanza polvere per distruggerlo. Bene, ci penserò io a farlo. No, non senza di me. Pensavo che ti importasse solo di salvare tua moglie. Anch'io. Forza, andiamo prima che cambi idea. Ti vuole dare una mano? Scusami, perché non te la fai dare? Come sei antipatico? Perdona le parole di Erin. Ama la nostra gente. Gli schiavi che ci hai aiutato a liberare mi hanno rivelato il punto debole del monumento a Sauron. Colpiremo lì. Dovremmo Va bene, segui, no? Veramente non sto muovendo rubare un niente. carretto di grog agli Uruk. Innescherà la polvere restante. Ok. Sempre di notte, Andiamo. eh. Ah sì, ok, scusa. Mi meraviglio come non piove, cioè di solito c'è. Mamma mia, che schifo, ragazzi. Ok, andiamo di qua, Vengo quatto qua, già ci hanno visto, eh. Che c'è? L'hai ammazzato, sì. Va I bene, ghoul si sono ribellati agli Uruk. L'oscurità della natura ok. è Cioè, c'è un enorme. manufatto qua, però, scusami. Ma non so neanche dove te ne stai andando. Vabbè, ok. Ti seguo, ma c'era un manufatto, Il carro è là davanti. Stai pronto. Non c'è grog senza Uruk. Senza morto. Glielo dico. Gli Uruk cesseranno tutti di respirare. Hai la mia Ok, parola. sgombera l'area e recupera il go. Ok, sgombera l'area in che senso? Che l'ammazzo? Sgombera l'area e recupera il carro di gro. Ok. Allora Avresti iniziamo. dovuto vedere come uno dei nostri cacciatori ha ridotto un pelle morto ieri. Perfetto. Ci togliamo subito di mezzo a questo e vai. C'è qualcun altro? C'è nessun altro! Ah no, ci sta la bestia. Ok. No, la salute Per non la ho bisogno di prossima battaglia ripristinarla. dovrò. Sgombra l'area, recupera il carro Grog. Eccolo! Ma chi? Ma dove stai? Ah, stai in alto, stai. A noi due! Ma dove stai? Aspetta, vediamo un po' se riesco a fregarlo da qua. Aspetta. Me ne vado da sopra che così lo Quel frego da Tark là. sapeva di non potermi battere. Hai visto? Ok. Fai il bravo, La scintilla della ribellione. ora. Ok. Il carro, la scintilla della ribellione. Allora, vediamo un Stupido, po'. se lanci in aria una testa di schiavo, i nostri arcieri la trasformano in Ok, un un punto altro spinto sta prima là. ancora che tocchi terra. Ciao. E stiamo a tre. Quei due stanno là. Sento dei rumori strani. In alto non vedo ne. Oh, là ce ne sta un Se altro, eh. potessi scegliere tra essere un arciere o un Oh, sei tu, cacciatore, scusami. preferirei il secondo. Aspetta, Nell'antropocalisse qua mi tutto serve fluente qualcuno. nel Vediamo un po' se lo tempo. riesco a chiamare un attimo vicino, eh. Vai. Laggiù No! qualcosa si è mosso! Ti devi togliere da là, eh. Tipo me ne Vieni qui, andrei. bruco! Beh, hai combinato un macello, hai visto? Che palla che sei! Siamo troppi per te! Che palle. Ah!
Hai visto? Se non ti facevi sgamare, facevamo prima. Vai. Ormai mi sono talmente allenato a lanciare sti coltelli che sono diventato una potenza a lanciare coltelli. Togliti, lo ammazzo io. Allora, se mi segui, mi sta pure bene che mi segui. Però mi devi creare però. Da chi è? Da chi sta bene? Chi è che sta sparando? Ma dove sta? Aspetta, non lo vedo, non lo vedo. Ma dove sta? Non lo vedo. Sta qua sopra, sta. Ecco qua. Abbiamo risolto anche quest'altro problemino. Allora, inizio. Aspetta. Vediamo un po'. Adora spaventarci con i suoi trucchi. Vai. Ma quali trucchi? Guarda, non c'è nessun trucco, eh. Problemi, vabbè, vai. Ciao, eccomi. Via libera. Perfetto, Talion. Ora assicuriamoci che i nostri uomini possano spingere il carro fino al monumento restando illesi. Ok. Perfetto, un paio di ciuffoli, perché in pratica ho fatto tutto io, tu me ne hai fatto una mazza. Che dici? La corruzione del male è rapida. Questa rovina. Gondor non deve caderne preda. Perché non vai più veloce? Dai. Dai. Se tipo vado avanti, tu mi segui? Andiamo. No. Andiamo a dove? Ti pareva che non sbagliavamo strada. Ok. In pratica ci... è tutta una base di inseguimento, praticamente, perché ti sto inseguendo da 20 minuti. Roccaforte. Allora ci sta pure una cosa per ricaricare la salute, ma non ne abbiamo bisogno. Ormai siamo diventati dei porte... E chi è qua a terra qua? Fermo. Qualcosa si nasconde nel buio. Dai, ci strapperà. Ah, che porca miseria, quante ce ne stanno? Aspetta. Aspetta che qua, se non ricarico l'energia non posso fare una mazza. Non mi dire che stai subendo attacco, Ah, ok. Almeno questi li riesce ad ammazzare, no? L'accampamento degli Uruk è qui. Stermina. Così i miei potranno passare. Se ti servirà aiuto, sarò vicino. Ah, no, no, c'è vicino. Stammi dietro, abbastanza dietro e lontano, Non mi dare fastidio. Ok. Fidati, c'erano più ghoul di quanti tu ne abbia mai visti. Allora. Dovresti ringraziarmi per averli eliminati. L'unica cosa che hai ucciso aspetta. Un paio di schiavi, troppo deboli per stare allora, in iniziamo a fregarci a questo. Cos'è stato quel rumore? Niente. Noi iniziamo. Aspetta, qua ce ne sta un altro qua dietro. Questo Uruk è stato ucciso. Il Targ è là. Ma chi? Ok, fregato anche quest'altro. Vai. Mi raccomando, non venire. Ok. Ormai con i coltellini andiamo alla grande. Lo prenderò. Aspetta. Ok. Perché stai combattendo? Scusami. Non ce n'era bisogno proprio per combattere. Eccoti qua, guarda. Visto? Guarda che bella mossa. Ok, siamo a 8, quindi. Ancora ti devo seguire. Aspetta, fammi vedere la freccetta qua. Dove stai? Stai giù, stai. Vai. Sì, celere, vai. Tu non, a te non... fianco. Chi l'avrebbe mai detto? Hai visto? Ma tu non ti rigeneri? No, niente. Con la salute andiamo sempre male. Siamo ancora a ripulire l'area. Ah, anche a me serve un po' di erbetta, Aspetta, qua ce ne sta una, Ecco il monumento. È un tributo all'oscurità, costruito bello. Col sangue della mia gente. Però è bello però. Nel distruggerlo.
Guarda, ma non tanto. Presto quel monumento cadrà. Aspetta, mi serve l'erba. Ah, meno male, sei... Dipende tutto dalla tua capacità di sgombrare l'avamposto. Okay. Solo allora i miei uomini avranno via libera per distruggere il monumento. Ok. Vero? Vero? Gli Uruk sono sempre meno, ora che i loro comandanti sono caduti per mano mia. Hai visto l'ultimo comandante? Un idiota di nome Radman. Ok. Hai sentito anche tu? Vediamo se riusciamo. Finirà quel globe se prova a darmi degli ordini. Aspetta, dai, 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 e vai. Ok. Io non perdo mai. Tu non perdi mai. Come vuoi, eh. Io ti dai giro da qua e vediamo. Perché fai tutto questo movimento? Vai. Vai di qua. Ok. Andiamo, vai. Ok. No, non uccidiamo a nessuno. Allora, là ce ne stanno degli altri. In alto non c'è nessuno, là ce ne sta qualcuno. Ok. Andiamo di qua e vediamo. C'erano due battaglioni di Uruk intorno a Dortang. Aspetta, qua c'è qualcosa. 50 punti, cavolo. Perfetto, grazie. Allora, qua ce ne stanno degli altri. Sono anche in alto, quindi mi becco questo qua che sta qua. Però sinceramente me lo voglio fregare. Aspetta, però, perché non vorrei che... Scommetto che se lanci in aria una testa di schiavo, i nostri arcieri la trasformano. Dai, vai, ce la fai? Prima ancora che tocchi terra. Hai una testa da qualche parte? Proviamoci. Attenzione che qua sono in due. Quindi ci facciamo un attimo questo. Ok, e poi anche questo, vai. Aspetta, abbiamo un punto di abilità che possiamo sbloccare. Vediamo un po'. Capacità di recuperare. La capacità di assorbire un colpo senza azzerare la serie di colpi. E questo non è male. E quindi infatti ce lo sblocchiamo. Ok. Allora ce ne sta un altro là. E sei spacciato, ragazzo. Anche perché sei anche a portata di mano. Aspetta. Perfetto, allora di qua non ce ne stanno altri. No, là è un fuoco. Aspetta, qui è un altro fuoco. Ok, tutti di là, forse ce ne sta uno là. Aspetta, eh. No, quella è una cosa di erba. Chi è che sta infilando la spada? No, nessuno. Ok, allora andiamo dall'altra parte. Ormai il fabbro non fa altro che riparare armi vecchie. Quel globo dovrebbe impegnarsi. Allora, di qua neanche c'è nessuno. Ma tipo, se avveleniamo qua un po'. So, non facciamo prima, tipo, no? Utilizzare appieno. Ah, no, pensavo. Non ci sono dei baridi, tipo, che possiamo avvelenare, che facciamo prima. Uno soltanto. Non me ne serviranno altri. Quello che ti servirebbe è un po' di buon senso. Ok, allora devo andare dall'altra parte assolutamente, perché qua c'è troppo. Non c'è nessuno praticamente di qua. Magari se riuscissimo a trovare anche qualche cosa non sarebbe male. Il tipo. Capitano è sparito di nuovo. Che ne dite di approfittare dell'occasione? Chiamoci dentro! Allora, di là mi sa che posso saltare di qua, però. Ok. Vai. Ok, di qua mi sa che ci sta. Aspetta, aspetta. Che ne trovo uno, imparo a cavalcare. Chi è che ti sta guardando? Ah, sta là, sta. Aspetta, Ok. Un momento. Ok. Vediamo se ci hanno visto, perché sennò qua succede un macello. Sono tutti e due sopra, stanno. Il comandante è arrivato dove è arrivato. Grazie alla Ok, grazie. È stata un'ottima idea quella di scendere. Non mi piace questo. Siamo in fuga! Urla per me! Ok. Ok, non ho capito che è successo, ma penso che si siano allarmati perché. No, no, no. Vabbè, mi faccio un attimo questo di qua. Dove sta? Aspetta, vai. Vieni qua.
Perfetto, anche tu. Ne mancano ancora 7. 6, anzi. Ma chi è che si sta? Solo così, guarda. Ok. Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo un po' se riesco a fregarne qualcuno così. Dai, venite qua ragazzi, venite qua. Meno male. Uomini! Al cancello! Porca paletta! Io mi occuperò degli Uruk. Voi pensate al carro con la polvere. Porca miseria ragazzi, dobbiamo difendere il carro. Aspettate un momento perché sta diventando veramente complicato. Vai. Vai. Perfetto. Allora, aspetta. Prendiamoci questo, ok. Attenzione al carretto, attenzione al carretto. Dai ragazzi, lottiamo insieme, se no andiamo male. Che c'è? No, sei un bastardo. Frecce in arrivo. Ok. C'è sta uno là di fronte. Iniziamo subito, magari ci becchiamo. Questo non è nulla rispetto al dolore che già ci strazia. Ok, questo l'abbiamo fregato. Poi ce ne sta un altro. Aspetta, dove sta? L'altro dove sta? Non lo vedo. Ah, sta là, vai. Ok. L'altro dove cavolo sta? Sta di là. Vai, vai, che sta di là di fronte. Mi sa che ci dovete fare anche velocemente, perché lo vedo un pochettino in difficoltà. Vai. Ok, spingi il carro, mamma mia. Dobbiamo pure spingere il carro. Vai. E vai. Ok. Sto spingendo. Sì, vabbè, ma a questa velocità ci mettiamo tipo 20 minuti però, eh. Il carro! Aia, aspetta, 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 facciamo così, guarda. Ecco. Così almeno li distraiamo un po'. Vai, frecce, ragazzi. In arrivo! Pure, e che palle. Stanno sopra, stanno. Vado sopra, sta. Ragazzi, mi raccomando. Vai, vai, veloce però. Se no... Vai, vai. Dove stanno? Non li vedo. Aspetta che sta di qua, vai. Vai, vai, veloce, che ancora l'ho becchiato, vai. L'altro sta troppo lontano, sta troppo lontano, non ce la farò mai. Vai, vai, veloce, veloce. Vai, 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 veloce. Perché ci metti tutto sto tempo per salire? Vai. Andiamo? Che da tanto tempo che non lo facciamo, vai. Ok. No, perché non... Ma dai, ma lo fai apposta, vai, me lo stai facendo completamente apposta, eh. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Questo è fatto apposta. Meno male. Porca miseria, spingi il carro. Spingi il carro, se mi dai l'opportunità io lo spingo pure. Il problema è che mi stai mettendo proprio in difficoltà. Chi è che sta lanciando? Distruggiamo il carro! Ma anche no, aspetta, qua ci sta un'altra cosa che ci può interessare. Vai. Vai, veloce, vai. E spingi però, porca paletta, raga. Sta questo che sta qua, questa. Aspetta, aspetta, stanno lanciando altre cose qua. Perché ce l'avete con me? Scusate. Che ho fatto? Aspetta. Vediamo un po'. Ok. Mi raccomando, difendete sto cavolo di carro qua. Dai, dai, veloce, veloce. Forza, 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 vai. E vai. E vai. Ancora a tirare ste cose di cose. Avanti.
Dai, forza, 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 vai. Ma vi state occupando voi di questi qua? No, state facendo una mazza come al solito. Che devo fare sempre tutto io, no? Vai. Cioè, voglio dire che il carro sta quasi per incendiarsi totalmente. Riteniamo pure a questo che... Vai, vai, vai. Non è la fine se mi dai l'opportunità. Vai, vai. Meno male, ragazzi. Just in time. Spero che tu non stia sotto. Quasi sotto. Porca miseria. Sento dei guaiti. Che c'è? Non sei contento? Tutti. La mia gente pensa di aver rivendicato la propria libertà. È questo che gli hai detto? Volevano speranza. Gli ho dato ciò di cui avevano bisogno. Che bello allora. È del loro capo che hanno bisogno. C'ha ragione, non ti che ti incazzi, ci vuole un capo. Senza capo non si va da nessuna parte. Porca miseria, ragazzi, mi sono completato a 600 punti di esperienza. Siamo andati alla per super grande. Ragnetti, sono meno mostruoso da morto di quanto lo fossi da vivo. Vabbè, se lo dici i tu, questa è cosa sono la mano buona. I suoi capitani torneranno. Allora, ma speriamo di no. Naturalmente, ragazzi, come al solito, un video come sempre metto un bel pollice in su, un bel commento e un bel mi piace. Fatemi sapere la vostra. Detto questo, spero come sempre questo video vi sia piaciuto. Un like se vi commentate se ti piace. Non ci vediamo al prossimo video e vabbè.